Dopo appuntamento con SOS Agenzativo, ben ritrovato. Noi abbiamo un metodo di fare gli auguri, gli facciamo una serie di spettatori, li facciamo personalmente alla gente. C'è chi ha il metodo di fare gli auguri così. Anche perché noi abbiamo parlato nei giorni scorsi che sono stati individuati alcuni, non sappiamo se tutti, gli imbrattatori. Ora, però chi scrive forse auguri così non è proprio un imbrattatore di professione, no. Magari è uno che scrive... auguri mi dà un senso di una che abbia una latteria importante. Esatto. Siamo in via degli Albergo, una dici un po' in carne? Sì, più con le tette grosse. Ecco, lui voleva andare. Milcona. Perché milk, latte, tetta, ho capito. Questa era un po' l'associazione di idee del nostro Beppe. Dicevo che siamo in via degli Albergotti, sì. Quindi siamo nel piano centro storico. Questa è una proprietà comunale? Sì, sì. Questo è l'ingresso del parcheggio del parco. Sì. Della villa qui, che non mi chiedo il nome, che non me ne ricordo, non è che importante. È proprietà comunale, una volta sede dell'ufficio sanitario tantissimi anni fa, quando sì. Tu non c'eri, no, non c'ero. Poi dopo sede dell'INPS è diventata poi uffici comunali e poi adesso è chiusa da diverso tempo e ci hanno scritto, è messa in vendita, la stanno ristrutturando, forse l'hanno venduta. Quando venduta, dici te? Perché dietro poi è anche molto bello, perché nel parco c'è anche la casa. Non sia neanche più proprietà comunale. Chissà. Non lo so. Tu avevi tentato di venderla quando eri riuscito. Ma non mi è riuscito. Ho fatto più aste, ma non mi è riuscito. E niente, sai, qui il posto è bello, però insomma, è un po' particolare. Sei in centro città, anche se i servizi ce l'hai, perché hai un parcheggio privato, ma, c'è la casa. Però il problema non era comprarla la casa, sì. È ristrutturarla. Che comunque, è un peccato. Ecco. Vietato depositare spazzatura, vedi c'è il cartello. Sì, e sotto, infatti, c'è appunto la spazzatura. No, un deposito di carta. Quello. Ah, solo carta. Ma è normale quasi alle 6 di sera? Penso proprio di no. Ma forse è andato in ferie mentre andava via. Siamo buoni. Insomma, gli imbrattatori sono stati individuati. Ovviamente ce ne saranno anche altri, non crediamo che siano solo quelli. Però poi bisogna anche ripulirli i muri, perché sennò... no? Esatto. Soprattutto quando si trovano gli imbrattatori, falli ripulire gli imbrattatori. Così imparano. Non ho capito. Purtroppo questa via degli Albergotti è piena di queste scritte. Vedi, va. Eccone un'altra. Ma che poi ci si capisce niente cosa... Ti voglio bene, sono messaggi in codice. Ah, Cusola. Cusola. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Cioè uno non lo può mandare per messaggio, lo deve scrivere in una parete. Insomma. Lo deve, ma sarebbe bello che lo esternasse così, davanti al mondo, davanti sì. A tutti, questo grande amore eterno che prova per la propria donna, per la propria fidanzata. Però lo firmi sotto, così almeno si sa. Comunque questa strada mi sembra anche messa male. Abbastanza, abbastanza. Come molte strade del centro storico, guarda qua. È messa molto male. Sì. Là addirittura scenderà uno spiovente sì, che se, sì. Se una persona anziana o di una certa età come te ci inciampa, oggi ci fa un bel volo. Sì, ma qui ce ne sono diversi, insomma. Qui addirittura ci sono dei pezzi per chiudere. Sì, spaccate anche, ma soprattutto sì. Spostate. Che poi questi sono lavori, chi è che c'è cioè un'amministrazione comunale che può risolvere? Come può risolvere? Come fa? Forza. No, le fa, ce l'hai i fondi per farle. Non anche, lo so io. Anche i muri qui va. Dico se non mangiare le strade mezzo comunale che fa? Scritte se il caos che stabilizza il mio debole ti amo il ecco. Debole cuore ah ecco c'è il cuore c'è il segno perché si parla sia con le lettere che con i simboli . Vabbè qui mi sembra una via che non è che c'è molta manutenzione qui no, per niente perché è una via che porta siamo uffici pubblici esatto. Vedi qui. Porta poi nella parte alta del corso volendo. Sì, in Piazza Grande. Invece Salpino, quindi o Comune esatto, o Piazza esatto. Francesco, quindi insomma, mi pare qui Piazza che Grande. Tra scalini, tra scritte e tutto, insomma, è una via abbastanza trasandata, diciamo. Non c'è male, non c'è diciamo male. Che non c'è male. Peccato, insomma, perché siamo nel centro storico di Arezzo e insomma, i muri andrebbero poi oltre a prendere i imbrattatori, vediamo anche di farli ripulire, come dicevo. Pensare proprio di e sì. E la manutenzione di questa strada ne ha bisogno come altre strade del centro storico. Ci vediamo domani. Ciao.